La vita di Lady Diana non è mai stata semplice dal momento in cui la sua strada ha incrociato quella dei Windsor. Prima di unirsi in matrimonio sarebbe essenziale per la regina Elisabetta provare che fosse fertile, motivo per cui avrebbe fatto fecondato un ovulo dal quale fosse nata una figlia fuori dal matrimonio e che Meghan Markle avrebbe deciso di incontrare in gran segreto. Lady Diana figlia fuori dal matrimonio. Per essere la moglie del legittimo erede al trono d'Inghilterra, Lady Diana dovette mettersi alla prova in diverse cose e dimostrare comunque di esserne degna. Una prova che la Spencer dovette subire fu quella della fertilità, perché un matrimonio senza figli non era certo possibile da immaginare per il principe Carlo. A ogni modo, nel 1981 la regina Elisabetta avrebbe chiesto che venisse fecondato un ovulo di Lady Diana per confermare la compatibilità tra Carlo e la donna, al fine di evitare eventuali problemi futuri. In quell'occasione il test sarebbe stato superato con un gran successo, ma l'ovulo fecondato non venne distrutto e da questo sarebbe nata Sarah Spencer, che sarebbe stata data in adozione. Meghan Markle incontra Sarah Spencer. L'esistenza di Sarah Spencer è stata sempre tenuta nascosta alla stampa che, di tanto in tanto, avrebbe cercato di dare un volto a quella donna misteriosa che potrebbe cambiare radicalmente la discendenza al trono d'Inghilterra se la sua discendenza familiare venisse confermata. Sarah Spencer venne data in adozione fin dopo la nascita, ma a quanto pare la famiglia reale non avrebbe mai abbandonato la donna, tenendo comunque segreta la sua esistenza, senza un motivo apparente dato che comunque sia questa sarebbe la figlia legittima di Lady Diana del principe Carlo. A incontrare la donna sarebbe stata proprio Meghan Markle, in gran segreto e lontano da Buckingham Palace. Semplicemente adorabile. Sarebbe stato questo il commento che avrebbe fatto Meghan Markle dopo l'incontro ufficiale che avrebbe avuto con Sarah Spencer, in occasione di un viaggio istituzionale che lei e Harry avrebbe fatto quando ancora erano duchi di Sussex. Secondo quanto raccontato dal The Globe, l'incontro tra Sarah Spencer e Meghan Markle sarebbe andato benissimo e le due donne avrebbero subito stretto amicizia. La donna però, nonostante la fuga di notizie sul suo conto, continua a vivere in gran segreto e soprattutto lontano da Buckingham Palace, nonostante la donna sembrerebbe essere davvero la figlia del principe Carlo e di Lady Diana.